Amici telespettatori, buonasera, benvenuti all'ennesimo appuntamento con Ruota Libera. Dopo la puntata della scorsa settimana dove abbiamo visto in scena i ragazzi più giovani alla bracciola del Cronoman di Offida, i sentieri piceni a Cupra Marittima con numeri da record e la presentazione della giornata del ciclismo giovanile a Sant'Elpidio a Mare, oggi torniamo in studio. Lo facciamo ben volentieri perché oggi parliamo di ciclismo e solidarietà, sperando poi di farlo nel miglior modo possibile. Salutiamo un'amica del ciclismo, un'amica molto importante, salutiamo Marina Romoli. Buonasera a tutti. E salutiamo un amico del ciclismo, un grande organizzatore che ha fatto proprio del ciclismo giovanile una vera passione, Sandro Cerretani. Buonasera, buonasera a tutti. Poi parleremo anche della giornata del ciclismo giovanile, Memorial Trobbiani, Memorial, tanti Memorial, tanta partecipazione, peccato per la pioggia che è venuta a cadere proprio quando erano in gara i giovanissimi, come è successo lo scorso anno. Marina Romoli, allora, una ciclista professionista, una ciclista che è partita dalle categorie più basse, ha iniziato dai giovanissimi, esordienti, allievi, juniores e poi al professionismo, una bella trafila che ti ha portato ad ottenere grandissimi risultati. Oggi ti senti tuttora, nonostante l'incidente, una ciclista professionista? Beh, diciamo che oggi mi sento completamente una persona diversa, perché non posso nascondere che questo incidente mi ha cambiato profondamente, non solo nel corpo ma anche in quello che è l'anima, perché ho visto veramente la morte in faccia, il dolore, e quindi ho cambiato veramente la mia prospettiva di vita, e quindi posso dire che sicuramente sì, dentro di me mi sento ancora una ciclista, perché il ciclismo è una passione che non muore mai, nemmeno dopo un incidente come il mio, ma comunque sì, mi sento una persona diversa, anche migliore di prima, sicuramente. Ecco, dicevamo, ho iniziato dalle categorie giovanili, ti sei divertita tantissimo quando correvi, che ricordi hai di quei momenti belli passati insieme ai tuoi coetanei? Sì, sicuramente gli anni, diciamo, delle categorie giovanili come esordienti, allievi e juniores sono quelli che ricordo con il sorriso, perché sono stati anni bellissimi con la squadra del GS Potenti a Potenza Picena, eravamo veramente tutte amiche, lo siamo tuttora, infatti ci siamo ritrovate proprio poco fa alla festa a sorpresa per Malagute che abbiamo fatto al Giro d'Italia, ed eravamo di nuovo tutte noi, insomma, tutte insieme, quindi sono amicizie e ricordi che non si dimenticano mai, e insomma lo ricordo sempre con piacere, e a volte quando ci sono anche delle gare giovanili cerco di partecipare, perché questo secondo me è il vero ciclismo, il ciclismo giovanile sopra ogni altra cosa. Invece a Sandro Cerretani chiediamo che ricordo di Marina ciclista, la giovane Marina Romoli, nelle corse che organizzavate insieme ad Orazio Bracalente. Beh, è un'immagine sempre di una grande atleta, il ciclismo al primo posto, i risultati, e si vedeva proprio la grande passione. E io la ricordo, era un po', come dire, l'entusiasmo anche di tutte le altre ragazze, era un po' il perno della società, della Potenza, la ricordo benissimo. E l'abbiamo tanti vista risultati. Vincere anche al trofeo Panificio Luciani. Sì, infatti, che avevamo organizzato giù al Lido di Fermo, grandi, veramente grandi soddisfazioni. Grandi soddisfazioni, poi parleremo anche con Sandro Cerretani del gruppo ciclistico La Montagnola, che ha compiuto 42 anni, veramente una società longeva che ha lanciato tanti giovani, che ha organizzato un campionato italiano esordienti che è stato veramente un grande evento per Porto Sant'Elpidio. Torniamo a Marina Romoli, parliamo della sua Onlus, perché adesso vi spiegherà Marina, siamo nel momento in cui bisogna preparare la dichiarazione dei redditi e dovete donare anche le 5 per 1000. Marina. Sì, dopo l'incidente la mia squadra ha deciso di fondare la Marina Romoli Onlus, e oggi sono entrata a pieno titolo in questa associazione dirigendola, e il nostro obiettivo è quello di aiutare i giovani ragazzi che hanno avuto incidenti in bicicletta sotto i 30 anni che sono iscritti alla Federazione Ciclistica Italiana, e soprattutto anche quello di raccogliere fondi per la ricerca sulle lesioni spinali croniche, che poi è un problema che affligge tantissimi ragazzi e anche meno giovani, insomma, che a seguito di incidenti, che siano in bici, in moto, anche a livello domestico, sono rimasti paralizzati. E quindi noi cerchiamo di fare questo, e voi per poterci aiutare potete farlo anche sia tramite donazioni, ma anche tramite il 5 per 1000, che
per chi lo fa, insomma, è gratuito. Quindi quando fate la dichiarazione dei redditi, ricordatevi di chiedere al vostro commercialista di poter donare 5 per 1000 alla nostra associazione scrivendo il nostro codice fiscale che è il 911-226-00157. Poi potete trovarlo sul nostro sito internet marinaromoliollos.org. È semplicissimo perché basta scrivere questo codice fiscale e firmarlo, quindi è una cosa semplice e gratuita, ma per noi è molto importante. Bene, fatta questa premessa che era molto importante, torniamo a parlare di ciclismo. Sandro Cerredani, allora abbiamo detto 42 anni non sentirli, il gruppo ciclistico La Montagnola, nato con Orazio Bracalente e tanti appassionati, è arrivato fino a questo punto organizzando tantissime gare, partecipando in tutta Italia a tantissime kermesse. La fatica può anche pesare, ma poi quando vedi in sella i giovani passa tutto. Sì, beh, la fatica passa sempre in secondo piano, l'importante è il risultato, poi quello che conta. Ovviamente noi possiamo vantare tutti questi anni di esperienza che Orazio Bracalente già ha trasmesso. Abbiamo formato un gruppo, noi della Montagnola, comunque compatto, che lavoriamo con entusiasmo, lo facciamo veramente con passione, mettiamo a frutto tutta l'esperienza, ci mettiamo anche un po' di innovazione a livello giovanile, anche perché abbiamo un po' riformato il nostro gruppo ciclistico totalmente con dei giovani, cercando di aggiornarci a tutto quello che è il ciclismo e le sue esigenze del momento. In entrata di scena questa giornata del ciclismo giovanile, io voglio che lo dici tu perché sono stati ricordati anche due personaggi molto importanti in questa giornata, due personaggi storici, uno Nello Marchionni, quindicesimo memoriale, l'altro il dottor Nazareno Trobbiani che ha fatto tanto per il ciclismo perché è stato il dottore della formazione professionistica di Porto Sant'Elpidio, quella che prima era la cantina Tollo e poi ha cambiato denominazioni tante volte, ha partecipato a tanti Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta. Ricordare questi due personaggi è sempre molto importante attraverso i giovani. Beh, certo, quando parliamo del dottor Trobbiani possiamo parlare di un pezzo di storia anche del ciclismo a livello internazionale. Lui era un dottore, ma era un grandissimo appassionato di questo sport, sempre presente, sempre puntuale, non si tirava mai indietro. E poi, tra parentesi, c'è sua sorella lì che è la nostra sponsor principale per questo trofeo, appunto Città di Sant'Elpidio a Mare, che comunque ci tiene ogni anno a ricordare in memoria appunto di questa persona. E poi in coda alla nostra trasmissione di oggi, proprio andrà in onda un bel servizio realizzato ieri per quanto riguarda la categoria esordienti, perché purtroppo, causa maltempo, la gara per i giovanissimi è stata rinviata a data da destinarsi. Volevamo precisare anche questo. Torniamo a Marina Romoli. Marina, che ciclismo stai vedendo in questo ultimo periodo, a livello professionistico, giovanile? Che idea ti stai facendo del ciclismo di oggi? Sicuramente una buona idea perché ho seguito proprio il Giro d'Italia e diciamo, sono stata anche ad una tappa, anche ospite dall'Alessandra De Stefano che è una grande amica e una grande sostenitrice del progetto della Marina Romoli Hollus. E insomma ho visto un bel ciclismo soprattutto a livello italiano perché abbiamo trovato un altro uomo da gare a tappe molto importante che è Fabio Aru, che sicuramente potrà rappresentare il futuro italiano, forse anche più di Vincenzo Nibali, perché abbiamo visto che ha fatto veramente infervorare il pubblico, insomma, ho visto che la gente si è affezionata molto a lui, come forse quando era Pantani, insomma, a livello giovanile, quindi spero veramente che possa reggere questa pressione e continuare a crescere. Prossimamente parteciperemo anche ad altri eventi, sono stata adoffita alla cronometro giovanile, alla gara di San Girio di Allievi e adesso parteciperemo con un team della Marina Romoli Hollus alla 12 ore a Monza, all'autodromo che fanno proprio in bicicletta con il nostro team di 8 elementi, quindi a cui parteciperanno alcuni professionisti e insomma cercheremo anche lì di portare il nostro messaggio in una competizione a cui parteciperanno più di 480 team, quindi sarà un evento mediatico sicuramente perché organizzato da Radio DJ e insomma noi abbiamo voluto esserci. Gli impegni non mancano, come non mancano in casa della Montagnola, perché quello che è andato in scena a Sant'Elpidio a Mare è solo il primo a livello organizzativo. Ce ne sarà un altro nel mese di luglio, già adesso Sandro ci dirà anche il giorno preciso, quando si ricorderà ancora un altro personaggio molto importante, ovvero sia Roberto Moretti, a Cretarola per quanto riguarda gli esordienti, stavolta con in palio il titolo di campione provinciale.
Sì, infatti saremo di scena nuovamente a luglio, il 19 con la precisione, in occasione della festa lì di quartiere per la gara del Memole al Roberto Moretti, che poi sono oltre 15 anni ormai che facciamo questa gara, quindi saremo ancora di scena lì. Facciamo una divagazione perché ieri sono andati in scena a Bellona, a provincia di Caserta, ai campionati italiani Master Federazione Ciclistica Italiana, parliamo degli amatori, e la Melania OMM della presidente Fabrizio Petritoli è tornata a casa con due maglie tricolori, sono quelle che ha conquistato Graziano Verdini, soprannominato il maestro non pago della carriera, ancora continua a vincere e a conquistare maglie tricolori. È arrivato il tricolore anche per Alessandro Fantini. Ed è stato veramente importante che questo corridore, che dall'inizio dell'anno sta regalando grandi soddisfazioni, sia arrivato a conquistare questa maglia. Da registrare in casa della Melania OMM anche il secondo posto per Lorena Zangheri nella categoria Master Woman. È stata chiusa in volata, se no poteva ottenere un risultato migliore. E c'è stata anche la vittoria in assoluto, quella di Vladimiro D'Ascenzo, che ha gareggiato in questa manifestazione. Da notare anche che Silvio Sistarelli, nella gara andata in scena domenica scorsa, è arrivato con il gruppo, regolando proprio il gruppo in volata, e grazie a questo successo in volata ha conquistato l'argento nella categoria Master 2. Dunque Melania OMM è una delle formazioni che vanno per la maggiore e che stanno conquistando, tra titoli italiani, europei e mondiali, qualcosa di importante e veramente bello. Torniamo al ciclismo perché poi torneremo ancora, apriremo un'altra finestra con gli amatori perché un'altra squadra del posto ha ottenuto grandi risultati ai campionati italiani. Marina Romoli, l'attività giovanile quanto è importante per formare un corridore? Tu che sei partita proprio da quelle categorie. Beh, sicuramente è fondamentale perché come a scuola il maestro e quindi l'allenatore è quello che ti trasmette la passione per una materia o per uno sport. Quindi io, diciamo, vorrei che questi giovani di oggi abbiano la possibilità di avere degli allenatori che siano veramente formati, che sappiano quello che stanno facendo. Anche se ultimamente vedo che è un po' difficile avere questa possibilità perché purtroppo le possibilità economiche delle società sono sempre meno, quindi anche avere, diciamo, personale qualificato è difficile, però spero veramente che in futuro questo possa accadere perché veramente è dall'inizio che si forma un corridore, quindi già da giovane, già dai giovanissimi si comincia a formare la mentalità, che è quella di sì, bisogna vincere assolutamente perché è importante vincere. Non si fa sport solo per partecipare, questo è importante dirlo secondo me, perché non bisogna essere proprio ipocriti, perché tutti vogliono vincere e quindi lo sport è fatto per questo, c'è sempre chi arriva primo, perché poi le classifiche ci sono e quindi è importante questo, però comunque sia allo stesso tempo. Diciamo, il bambino deve divertirsi e deve anche svilupparsi fisicamente nei tempi giusti, deve capire insomma l'importanza di riuscire anche a farcela con le proprie forze e quindi di non ricorrere a uso di sostanze dopanti perché sicuramente porteranno alla fine di un atleta, come abbiamo potuto vedere anche nei professionisti, soprattutto nel nostro sport che è il ciclismo è molto controllato. E quindi, insomma, prima o poi si viene scoperti e lì poi finisce tutto, si entra in un baratro da cui a volte non si torna indietro. Quindi io quando dico ai ragazzi dovete farcela con le vostre forze, poi purtroppo non tutti diventano campioni, però comunque sia il ciclismo può lasciarvi qualcosa per la vita. Non tutti diventano campioni. Sandro Cerredani, hai parlato di un cambio generazionale. È chiaro che la perdita di Orazio Bracalente, avvenuta nel 2011, è stata una perdita importante per il gruppo ciclistico La Montagnola, però Orazio vi ha lasciato degli insegnamenti e qualcosa di importante per andare avanti. Beh, lui diceva sempre: noi prendiamo i vostri figli, i ragazzini, e vi li riconsegniamo uomini, perché li prendiamo da 6 anni fino a 18 anni, hanno scavalcato l'età quella più critica, e quindi cercando di indirizzarli nella retta via, perché ciclismo, sport significa regole di vita, al di là poi dei risultati, che come diceva Marina, poi quello c'è sempre una competizione, però comunque sia lì ci sono delle prime lezioni di vita, il rispetto, l'impegno, la serietà. Soprattutto esserci la domenica non è facile, soprattutto l'estate, quando si preferisce andare al mare che andare a correre. Invece i ragazzini iniziano ad imparare proprio in quel momento
che quando si è preso un impegno bisogna portarlo avanti. E questo bisogna prenderne atto, ma è soprattutto il grande merito va ai genitori, perché i ragazzini sono portati dai genitori e bisogna prendere atto appunto di questi impegni che i genitori tutte le domeniche, come dicevi tu, potevano andare male tranquillamente, ma si impegnano a portare questi ragazzi alle gare e tutto quanto. È un sacrificio, però questo significa comunque tenerci per i loro figli e indirizzarli sulla via retta. Questo è molto importante perché andare a spasso lo sanno fare tutti, gettare la spugna è la cosa più facile, però noi siamo quelli che teniamo duro, ci impegniamo e siamo quelli del fare. E Marina Romoli preferiva andare al mare o a correre in bici? No, assolutamente. Io sono sempre stata una di quelle che sì, ho sempre amato il mare, quindi è sempre stato molto difficile a volte rinunciare. Però l'impegno era sempre, sempre pieno e sin da ragazzina ho sempre scelto forse di fare qualcosa di diverso, lasciare il gruppo di amici per andare fuori. Infatti sin da subito ho iniziato a correre, diciamo, a livello nazionale, e quindi tutte le domeniche era sempre un andare fuori, non poter uscire quasi mai, sempre corso strada, pista, quindi sempre 2 o 3 corse a settimana. Quindi l'impegno era pieno al 100%, però quello che posso dire è che non rimpiango le scelte che ho fatto e i sacrifici che ho fatto, anzi oggi forse sono ancora qui proprio per le scelte che ho fatto, insomma, perché mi sono formata nel fisico, ma anche nella mente, che è stata quella di non mollare mai, nemmeno di fronte alle difficoltà più grandi. Quindi lo sport è una palestra di vita, anche perché per i genitori è una sicurezza che magari i figli rimangano fuori da certi ambienti che si formano magari nelle discoteche o insomma in gruppi un po' particolari, quindi per tenere i figli fuori dalla droga o da altri, diciamo, lo schiaffari. Quindi secondo me far fare a un ragazzo il ciclismo sicuramente è una buona palestra di vita, e un genitore può stare più sicuro. Certo, impegnativo anche per il genitore, ma sicuramente ne vale la pena. E poi quando trovi degli insegnanti a livello di giovanissimo e di esordienti che stanno bene con questi ragazzi, Sandro, diventa tutto più facile. Ma sì, innanzitutto ci vuole la passione, capire quello che uno fa e avere l'entusiasmo giusto. E poi quando le cose funzionano è soddisfazione per tutti quanti, per gli organizzatori, per gli accompagnatori, collaboratori, direttori sportivi, eccetera. I ragazzini si divertono, questo è l'obiettivo. Ieri vedere ancora in scena i giovanissimi è sempre una grande emozione, soprattutto per i più piccoli. E abbiamo visto, purtroppo la gara ieri, come abbiamo detto, è stata annullata a causa maltempo, anzi rinviata a causa maltempo, a data da destinarsi. C'era un ragazzino che aveva vinto, Sandro, la categoria giovanissimi G1, che non ha potuto ritirare il premio e ci è rimasto male, però è bello vedere la faccia del ragazzino in quel momento. Non ha ritirato il premio, ma glielo faremo ritirare perché non è che quella gara è finita lì. La rifaremo e poi abbiamo preparato premi per tutti, come tutti gli anni, per appunto vederli tutti quanti sorridenti. Quindi il premio per lui ci sarà come tutti quanti gli altri e a breve appunto rifaremo questa gara. No, ma era bella la faccia di questo ragazzino perché dice: ma come, ho vinto, sono arrivato da solo, mi sono impegnato. E gli diceva al padre: ma la coppa dov'è per me? Ma è giusto che sia così, come diceva prima Marina Romoli, è giusto che quando si gareggia sì con il sorriso sulle labbra, ma c'è sempre una classifica e poi chi la vince, è chiaro, vuole ritirare quello che ha vinto, non è giusto? No, è giusto perché nella vita comunque, non solo nello sport, vince sempre chi arriva primo, anche nel lavoro c'è sempre una lotta, è lo stesso a scuola, quindi chi più si impegna, chi più è bravo, sicuramente ha i risultati migliori, potrà avere il posto di lavoro migliore, potrà essere un manager. Chi invece si accontenta magari può rimanere un classico operaio o manuale, insomma, quindi dipende tutto da noi, da quello che scegliamo di fare e quanto scegliamo di impegnarci. Poi c'è chi magari è più portato e chi è meno, però è giusto che, diciamo, questo bambino abbia voluto, diciamo, questo premio perché dice: io mi sono impegnato tanto, ho vinto e adesso vorrei qualcosa in cambio, insomma. Quindi questo è giusto perché la mentalità è quella: io lavoro, mi impegno, però alla fine vorrei un premio, insomma, e questo è giustissimo. Allora, non vogliamo divagare perché ci vogliamo anche fermare un attimo.
tornando al ciclismo amatoriale, certo stiamo trattando il ciclismo giovanile, Totò potrebbe dire non ci azzecca nulla, ma invece noi lo facciamo molto volentieri, perché c'è stata un'altra società del Fermano che ai campionati italiani di Bellona in provincia di Caserta ha riportato a casa ben 3 maglie tricolori, successo al gruppo sportivo Studio Moda di Monte Urano, che ha vinto il tricolore con Angelo Menghini, longevo, perché il sesto tricolore in carriera che arriva proprio per Angelo Menghini, il corridore di Mon San Polo, e poi sono arrivati 2 tricolori per Vinicio Rosario, il corridore proprio originario di Monte Urano, e per Alessandro D'Andrea. Loro in carriera non avevano mai vinto una maglia tricolore, l'hanno conquistata quest'anno a Bellona. Abbiamo voluto sentire il parere del presidente Enzo Maglianesi. Il gruppo sportivo Studio Moda ha conquistato ancora una volta maglie importanti, stavolta 3 titoli tricolori a Bellona in provincia di Caserta in 1-2 giorni, che ha visto la formazione di Monte Urano sicura protagonista. Enzo Maglianesi, allora, Angelo Menghini, Alessandro D'Andrea, Vinicio Rosario, i 3 che vestiranno il tricolore, sei soddisfatto e che emozione hai vissuto? Sì, sono molto soddisfatto perché tutta la squadra, anche chi è che non ha vinto, abbiamo fatto delle belle corse, sempre uniti e ci siamo messi sempre a disposizione per i compagni che stavano bene. Sono contento soprattutto per Alessandro D'Andrea e Rosario Vinicio, perché dopo 6 anni che tentavano di vincere questo titolo italiano, e quest'anno ci sono riusciti. Invece il sesto per Angelo Menghini, davvero un longevo, eh? Angelo, ci contavamo perché stava bene, sapevamo che forse era un titolo che tornava sicuro. Al di là dei risultati, che trasferta è stata quella di Bellona? Sì, è stata una bella trasferta, però ecco, l'organizzazione di questo campionato italiano è stato sotto le aspettative, sicurezza 0. La direttura d'arrivo 4 transenne, cioè non c'era sicurezza proprio per niente. Comunque sei soddisfatto di come sono andate le cose? Questo era il primo banco di prova, ce ne saranno tanti altri adesso, gran fondo, aspetti Capodarco sia a luglio che agosto, ci saranno tante altre manifestazioni prima di arrivare a settembre, dove il mondiale è sempre un pallino che ti frulla in testa. Sì, il mondiale è quello lì, è quello che conta, che quello che stanno aspettando gli atleti per andare a fare questo mondiale, e poi piano piano faremo gran fondo, adesso faremo molti più chilometri di come si parlava per cercare di arrivare al mondiale precisi. Possiamo dare una chicca ai nostri telespettatori, è vero che il prossimo anno il campionato italiano, Federazione Ciclistica Italiana, sarà a Monte Urano organizzato dal gruppo sportivo Studio Moda? Sì, ho fatto la richiesta e forse ci sono grandi, grandi possibilità che verrà fatto proprio a Monte Urano. Un'ultimissima cosa, quante emozioni hai vissuto in questi 2 giorni, diluita con i 3 titoli tricolori, con tanta voglia di fare bene per un gruppo che ha fatto dell'amicizia il suo timbro più importante? Sì, le emozioni sono iniziate da sabato e sono finite domenica. Già sabato con Angelo Menghini è stata già la prima emozione. Però ecco, dopo tutta questa maglie che sono arrivate, l'unica pecca è c'è stata la caduta di Luca Curti, che stavo in pensiero perché quando si trovava in ospedale non sapevamo in quale condizioni si stava. Speriamo in una pronta guarigione di rivederlo presto sulle strade. Facciamo anche noi un in bocca al lupo a Luca Curti, lo vogliamo rivedere sulle strade con le sue grandi volate e con le sue grandissime doti tecniche. E qui chiudiamo l'intervista con Enzo Maglianesi, ricordando ancora una volta 3 maglie tricolori conquistate anche quest'anno dal gruppo sportivo Studio Moda. Nuova carrozzeria Cerretani Sandro, via San Giuseppe, Sant'Elpidio a Mare.
Sceretani Car, vendita auto nuove e usate multimarche. Zona Triangolo, Monte Urano. Per informazioni 0734 84 11 53 oppure info@ceretanicar.it. Cicli Baldoni, da 37 anni al servizio del ciclismo. Colnago, Bianchi, Bottecchia, per il tempo libero, Bottecchia, Bianchi, Giant, Adriatica, riparazioni di tutti i generi. Cicli Baldoni, a Porto Potenza, lungo la statale 16 Adriatica, 0733 68 63 11, oppure potete contattare Cicli Baldoni alla email ciclibaldoni@libero.it. In questo giorno appiccicoso di caucciù, sono seduto in cima a un paracadute. Hai un cuore sportivo? Scegli il tuo partner. GM Sport ti offre produzione di abbigliamento sportivo personalizzato, serigrafia, servizi di ricamo ed inoltre cartellonistica, pannelli premiazione, stampa su automezzi, striscioni, bandiere, gagliardetti. Tutto all'interno dell'azienda, senza intermediari e con la competenza che li contraddistingue. GM Sport è anche i migliori marchi presenti sul mercato. GM Sport è a Ponzano di Firmo, in via Ancona 35. GM Sport, il tuo partner di fiducia. 4Four ha ideato e realizzato il supporto per smartphone, per tablet, per notebook. Non è mai stato così semplice, funzionale e piacevole interagire con il tuo smartphone. Chiama, scrivi, visualizza, gioca con un touch. Vai su www.4Four.eu e sarà tuo. Scopri anche tutti gli altri prodotti firmati 4Four. www.4Four.eu, anche su Facebook e Twitter. Dopo l'intervista con Enzo Vaglianesi torniamo in studio con i nostri ospiti, torniamo a Marina Romoli. Marina, allora, il ciclismo, abbiamo detto, non è cambiato: se non hai le gambe non puoi andare avanti, se non hai la testa a volte non è facile, creiamo a volte campioni nell'illusione, poi vediamo invece che questi campioni non riescono a darci quelle grandi soddisfazioni, siamo rimasti ancora a Pantani, aspettiamo ancora un trascinatore come lo è stato lui. È chiaro che Fabio Aru può essere avvicinato molto al pirata al momento. Sì, io, diciamo, avvicinarlo proprio no, perché ognuno è a sé stante, però sicuramente può ricreare quell'entusiasmo che aveva creato Marco sulle montagne, perché anche lui è uno scalatore, non va molto forte al cronometro, si difende, però comunque sia è uno di quelli che ci prova sempre, che non molla mai, è ancora giovane, un po' acerbo e sicuramente crea anche molta, molta simpatia. E quindi secondo me farà sicuramente bene. Adesso non so se lo vedremo al tour, ma spero proprio che Vinokurov ci ripensi, perché secondo me se va alla Vuelta la vince tranquillamente proprio. Sarà una cosa importante per il ragazzino che sale in sella, che vuole emulare le gesta di un campione. Un campione come Pantani ha portato tanti ragazzini in bicicletta. E beh, penso che abbia un'importanza notevole, anche perché lì viene fuori il carattere del ragazzo, avere l'ambizione comunque di essere protagonista, e come diceva Marina, avere quell'entusiasmo, quell'ambizione poi ti porta a fare anche cambiamenti nella vita. Non vuoi rimanere un semplice, un personaggio qualsiasi, ma puoi fare la differenza. Sport è una scuola di vita, il ciclismo lo è ancora di più. Abbiamo detto prima, Sandro, tornando alla Montagnola, dell'organizzazione il 19 luglio a Cretarola del Memorial, Roberto Moretti con in palio il titolo di campione provinciale, ma ci siamo dimenticati del 1 agosto a Bivio Cascinare. A Bivio Cascinare, del Pidammare, ancora una prova per giovanissimi, e noi puntiamo su queste manifestazioni perché sicuramente siamo la fonte del ciclismo, perché se non ci fossero queste piccole realtà, magari, che poi sono più penalizzate, sicuramente non avremo il grande ciclismo. Con Marina, torniamo a te. Tu sei cresciuta andando ad allenarti sulle strade, hai rischiato anche la vita purtroppo in quell'incidente. Quando sarebbe importante per un ragazzino che oggi si mette in gioco e vuole fare ciclismo avere un ciclodromo come quello di San Girio e averlo in tutti i paesi, in tutte le città, per iniziare proprio a pedalare con tranquillità?
Sì, questo è veramente molto importante perché io quando ho iniziato, che ero giovanissimo, comunque il traffico non era come quello di oggi, quindi capisco anche che tante famiglie magari non si avvicinano nemmeno al ciclismo perché hanno paura di mettere i loro figli sulla strada e quindi questo è comprensibilissimo perché se ne leggono e se ne sanno di tutti i colori quello che succede, insomma, in giro. E quindi sicuramente è importante sì fare dei ciclodromi, ma è anche importante comunque sia educare i ragazzini sin da subito ad andare sulla strada e quindi a sapersi comportare in strada, perché se noi li chiudiamo nei ciclodromi, poi quando vanno sulla strada non sono nemmeno pronti a reagire comunque sia e a capire i pericoli della strada. Quindi sarebbe anche importante mettere in sicurezza le nostre strade creando come c'è cioè in Belgio un piccolo battistrada sulla destra, comunque sia protetto da una striscia, quindi che dà la possibilità anche a una bicicletta di poter tenere la marcia senza doversi sentire sempre dietro la macchina che ti dice spostati, o comunque sia sentire sempre il pericolo alle spalle. Quindi sicuramente l'Italia deve fare qualcosa per mettere a posto le strade, soprattutto sia per quelli che vanno in bici, ma anche in motorino, perché poi sono sempre tutte rotte, buche, insomma, c'è veramente un lavoro certosino da fare. Però ecco, diciamo che il ciclodromo secondo me sia importante all'inizio, però è importante anche portarli sulla strada i ragazzini per fargli capire che cos'è il pericolo e come si devono comportare, perché poi comunque sia correranno sulla strada. E quando saranno più grandi, comunque sia, dovranno allenarsi sulla strada, perché poi quando si passa alle categorie più alte, quindi da dopo gli esordienti e gli allievi, insomma, non c'è più altra scelta che andarsi ad allenare in strada. Qui torna l'importanza dell'istruttore Sandro, perché l'istruttore è quello che porta il ragazzino in strada e gli fa imparare le regole basilari anche per muoversi. Questo è fondamentale, al di là poi di imparare ad essere competitivi, è proprio questo, imparare la disciplina anche stradale, imparare a vivere, imparare e andare in sicurezza, chiaro? Soprattutto gli istruttori fanno un ottimo lavoro perché non è solo allenare il ragazzino, ma fargli imparare tutte quelle piccole cose che gli possano permettere poi di andare su strada con una certa tranquillità. La prima, tenere la destra e poi tante altre piccole nozioni che portano il ragazzino quando si andrà a allenare ed è più grande ad essere un pochetto più tranquillo. Noi crediamo che il ciclismo giovanile serva per crescere, per formare le persone, come diceva prima Sandro, fare diventare uomini. Tanti sono passati alla Montagnola, oggi sono uomini e si ricordano quello che è stato prima, ma si ricordano anche oggi di avere dei figli che vogliono gareggiare e andare in bicicletta. Marina, allora è importante anche far capire al ragazzino che inizia la sua carriera, tra virgolette, ciclistica, che il risultato conta, ma fino a un certo punto, perché poi solamente ad una certa età si possono fare veri raffronti. Sì, diciamo che le vittorie giovanili contano per quello che riguarda se stessi, per la propria crescita personale e per la propria, diciamo, coscienza personale, quindi di capire che qualcosa si può fare per il futuro. Dopo, le vittorie che contano vengono dopo, sono quelle che poi ti possono creare una vera carriera professionale. Quindi bisogna sempre pensare come il secondo. Diciamo, se dicevo un campione, insomma, bisogna sempre pensare di essere secondo. E quindi la vera battaglia non è mai con gli altri, ma è sempre con se stessi, cercare sempre di migliorarsi. E soprattutto, come dicevi prima, io volevo ricordare che da parte degli educatori sia importante insegnare ad allenarsi, quindi a migliorarsi fisicamente, ad andare sulla strada, ma è anche importante imparare le regole della gara, di quello che si fa in gara, che quando diciamo finisce la corsa, quando uno si stacca, quindi va fuori corsa, di staccarsi il numero, e che poi quando è fuori corsa è anche fuori dalla responsabilità della corsa, quindi si deve atteggiare come se insomma si stesse allenando. Quindi questo è importante, che a volte succedono delle brutte cose perché i ragazzini non lo sanno, oppure quando forano di fermarsi sulla destra e non sulla sinistra. Insomma, che non si possono passare le ruote, avete visto al Giro d'Italia quello che è successo, quindi questo è importante anche imparare i regolamenti, perché il regolamento è importante perché poi comunque sia ti aiuta anche ad affrontare la gara in maniera un po' più cosciente, ecco. Sì, soprattutto vediamo a volte, come è successo anche ieri, tra una gara e l'altra, gli esordienti che entrano in strada, che dovrebbero invece
andarsi a scaldare e a scaldare da un'altra parte per non mettere a repentaglio l'incolumità degli altri. A volte ci vuole anche una cultura sotto questo aspetto per capire quello che potrebbe poi eventualmente succedere, che non dovrebbe mai succedere. Sanno Celentani, l'esperienza è tanta per quanto riguarda i più giovani, ne hai visti tanti crescere con la Montagnola, tanti sono arrivati, tanti no, però tutti oggi vi ringraziano per quello che avete fatto in questi 42 anni. Ma infatti la cosa importante è proprio questa, incontrare uomini che magari non fanno più ciclismo a livello competitivo, ma lo fanno a livello di passione, magari vengono in sede, guardano le foto, cioè, quello ero io quando ero piccolino, cioè, avevo 10 anni, ero esordiente, quello era juniores, e quella è una bella soddisfazione. Comunque sono sempre personaggi che si distinguono, che hanno una cultura diversa, un'educazione diversa, e questo comunque ci fa veramente onore. Se una ragazzina vuole praticare ciclismo e vuole iscriversi al gruppo ciclistico La Montagnola, cosa deve fare? Diamo qualche nozione, perché chi è all'ascolto dice: ma a me piace andare in bicicletta ma non so come fare per iscrivermi con una società. Beh, abbiamo il nostro sito su Facebook, ci sono tutti quanti i cellulari, i miei, il direttore sportivo, basta una telefonata, tutti i venerdì comunque siamo in sede, basta che ci vengano a trovare e possono subito salire in sella, abbiamo tutto. Quest'anno siete in scena soprattutto con i giovanissimi, con i più piccoli, avete fatto una scelta di curare nel miglior modo possibile questo aspetto, negli altri anni invece avete fatto anche categorie superiori. E qui a livello, poi entriamo in merito anche ad altre situazioni, anche a livello di federazione, qui bisognerebbe un attimino mettersi seduti e pianificare un po' quello che è il settore giovanile, perché crescono tante realtà che poi mano a mano vanno a scomparire e ci sono tante esigenze che tutti credono di capire, di saper fare, invece non ci capiscono niente. Ci sarebbe, a mio avviso, di in un certo senso obbligare le società che comunque hanno delle specifiche categorie ad organizzare gare, perché ci ritroviamo ad organizzare, siamo sempre gli stessi con tutte le difficoltà del momento, e questa non è una bella cosa. Sarebbe magari meglio fare meno ma con più qualità e con più professionalità, e questo sta veramente mancando, io parlo qui nelle nostre zone. Sta mancando, speriamo di poter recuperare tutto ciò, perché non possono nascere società ciclistiche che vanno solo a correre senza organizzare, non mi sembra una cosa corretta. Al di là di questo, poi vedo che manca proprio la cultura e la qualità dello sport e del saper fare. Io non mi voglio vantare della mia società, ma comunque noi lavoriamo in un certo modo e andiamo a colpire proprio la sostanza del ciclismo, dell'organizzazione. Altri invece pensano solo a fare scena, a scenografia, che porta tutto sommato solo a fare danni al ciclismo e a metterlo anche in cattiva luce in certe situazioni. E questo non è una bella cosa. Marina, abbiamo parlato prima degli amatori, abbiamo parlato delle 5 maglie tricolori conquistate da due formazioni nel Fermano. Amatori che sì, fanno qualcosa di importante, ma secondo te possono togliere qualcosa ai più giovani oppure un mondo a parte? Beh, sicuramente il mondo amatoriale è importante, perché sono quelli che poi portano a crescere gli sponsor del ciclismo, perché poi gli sponsor lucrano proprio sugli amatori, che sono quelli che acquistano questi materiali, insomma biciclette e quant'altro. Quindi non è un mondo da demonizzare, ma un mondo sicuramente da acculturare, forse, perché tanti che si avvicinano al mondo amatoriale sono persone che non hanno fatto il ciclismo a livello giovanile e quindi lo vivono in modo forse a volte come dei professionisti, perché poi non l'hanno fatto a livello giovanile. Chi l'ha fatto a livello giovanile invece capisce il vero valore, diciamo, del ciclismo amatoriale, che dovrebbe essere quello di andare in bicicletta per stare bene, per divertirsi e quindi per fare qualcosa per se stessi, però comunque sia si deve capire che non è ciclismo professionistico, questo assolutamente si deve essere ben chiaro, insomma, e anche loro si devono comportare in questa maniera qui. Secondo me, da parte degli organizzatori delle gare, diciamo, amatoriali, ci deve essere l'esigenza di fare questi eventi non solo fine a se stessi, ma anche con, diciamo, l'obiettivo di aiutare anche società giovanili, quindi dando magari una parte del ricavato, degli sponsor, così proprio per poter far crescere i ragazzi, i ragazzini, o anche
come hanno fatto alcuni eventi, insomma, anche qui in zona, come i Muri Fermani, la Leopardiana o la Nove Colli a Cesenatico. Comunque sia, oltre a quello di aiutare i ragazzini, quindi anche la squadra dei giovanissimi, anche quello di aiutare in realtà di solidarietà, come poi sono l'associazione Marina Romoli Onlus, che aiuta, diciamo, sia anche i ragazzini che hanno avuto incidenti. Quindi questo deve essere l'obiettivo dell'amatore: divertirsi, stare bene, gareggiare per se stessi perché è importante, ma soprattutto farlo con l'obiettivo di aiutare le società dei ragazzini e le realtà della solidarietà. Questo, secondo me. E qualche società, Sandro, lo ha già fatto, lo sta già facendo, perché abbiamo citato prima Melania OMM e GS Studio Moda. Melania OMM organizzerà il 12 a Porto San Giorgio, Frecce Tricolori permettendo, una gara per junior, Memorial Basilio Mercuri. E poi organizzerà il 19 a Piane di Monte Giorgio il Memorial Giordano Gironacci, gara per allievi. E farà la stessa cosa il GS Studio Moda nel mese di agosto, credo, a Servigliano, con una gara per giovanissimi. Quindi anche loro stanno entrando in un'ottica molto importante. Questo è importantissimo, magari venissero a bene queste prospettive, perché onestamente noi nel settore giovanile le difficoltà ci sono, specialmente in questo periodo così particolare, difficile, e stiamo in crisi, questa è la verità. Però comunque, ecco, se ci fosse una possibilità del genere, tutto aiuta e noi ne saremmo molto, molto soddisfatti. Lasciamo la chiusura adesso a Marina Romoli, che ci ricorda come dare importanza alla sua associazione tramite le 5 per 1000, e potete naturalmente capire quanto sia importante oggi essere al fianco della Marina Romoli Onlus. Prego, Marina. Sì, se volete essere al nostro fianco potete visitare il nostro sito marinaromoliollus.org, dove potete vedere tutto quello che è la nostra attività e diciamo anche le manifestazioni a cui saremo presenti. E in questo momento è molto importante, perché gratuitamente potete dare un apporto molto importante donando il 5 per 1000 sulla vostra dichiarazione dei redditi. Quindi potete scrivere il nostro codice fiscale, che poi vedrete in sovraimpressione, e fare una semplice firma, e questo è veramente importante. Per voi è gratuito, ma per noi è, insomma, di vitale importanza, perché solo con questo riusciremo ad aiutare i giovani dopo incidenti e a finanziare una cura per la ricerca, insomma, che ci riporti a camminare. Vogliamo ridire il numero, Marina? Sì, 911-22600157, questo è il numero, il codice fiscale della nostra associazione. Bene, a questo punto siamo in conclusione. Vogliamo ricordarvi che domenica prossima, organizzata dall'Ascoli Bike Team, in zona Castel Trosino ad Ascoli, ci sarà la quarta prova di Sentieri Piceni in mountain bike. Ricordiamo i numeri importanti che sono stati iscritti a Cupra Marittima, con oltre 400 partecipanti, in una gara dove non c'è classifica, ma c'è tanta voglia di stare insieme sui percorsi bellissimi che fanno parte del nostro territorio. Chiudiamo adesso lanciando il servizio proprio di chiusura, quello che riguarda il 15° trofeo Città di Sant'Elpidio a Mare, 7° Memorial Dottor Nazareno Trobbiani, 15° Memorial Nello Marchionni. Stiamo parlando di esordienti in quel di Casette d'Ete, Sant'Elpidio a Mare, zona artigianale Brancadoro, organizzata dal gruppo ciclistico La Montagnola, con il patrocinio della Città di Sant'Elpidio a Mare, assessorato allo sport. Io ringrazio Marina Romoli, gentilissima, grazie di essere stata con noi. Grazie a voi, sono stata anche io felice di partecipare a questa trasmissione. Saluto anche Sandro Cerretani, che ha rappresentato oggi il gruppo ciclistico La Montagnola. Doveva esserci con noi anche Rosina Trobbiani, la aspettiamo per altre trasmissioni, perché è un personaggio che è molto importante non solo per lo sport, ma anche per la vita quotidiana che viviamo tutti i giorni, soprattutto per quanto riguarda il discorso del volontariato. Grazie Sandro. Comunque cerchiamo di sostenere questa Onlus di Marina, perché anche io in casa ho una situazione uguale alla sua, e queste realtà le possono capire solamente chi le vivono. Diamoci da fare, perché la cosa è veramente importante. Dal di fuori forse tante cose non si capiscono, però è dura. E allora, 15° trofeo Città di Sant'Elpidio a Mare, può andare in onda il relativo servizio. Grazie di essere stati con noi.